La libertà è la più esigente delle responsabilità. Abbiamo la responsabilità di impegnare la nostra libertà per liberare chi libero non è. Le mafie non rendono liberi, l'usura non rende libere, le estorsioni non rendono liberi. Chi è senza lavoro non è una persona libera, i poveri non sono liberi, i migranti non sono liberi. Quelle ragazze usate nella tratta, nello sfruttamento e la prostituzione non sono liberi. Quei mercanti di morte non ci rendono liberi. Noi dobbiamo liberare la libertà. La libertà va liberata anche nel nostro paese. Perché in Italia sono migliaia le persone che non sono libere. E allora vi prego, una parola che deve essere sottolineata con forza qui è la parola democrazia. I nostri nonni hanno lottato per darci la libertà nel nostro paese. E il processo di liberazione in Italia non è finito, non è terminato. Il 25 aprile non si mette punto, non è un momento di ricordo e finisce lì, perché questo nostro paese non è libero. Non è libero se da secoli noi parliamo di mafie. Siamo qui a parlare di mafie da secoli. Da secoli. Ma voi capite che da secoli che parliamo di mafie? 120 anni di 'Ndrangheta, oltre 150 anni di Cosa Nostra e 400 anni che parliamo di Camorra. Chi parla che nella provincia di Foggia sono venuti negli ultimi anni 258 omicidi? Sono di 40, si sa la verità. Lì non è Sacra Unita, non è Cosa Nostra, non è 'Ndrangheta, è una nuova forma di criminalità mafiosa. Ma non se ne parla, se ne parla poco. Allora noi il processo di liberazione dobbiamo portarlo avanti nel nostro paese. Ragazzi, il vostro compito è studiare, conoscere. Vi prego, sappiate cogliere le cose belle che ci sono, per stimarle, valorizzarle, riconoscerle, sostenerle. Vi prego di non scoraggiarvi. Dobbiamo ribellarci all'impotenza, imparare il coraggio di avere più coraggio. E vi garantisco che quando si impegni, ci si impegna per costruire delle cose positive, troverete anche tanto fango che vi arriva addosso. Tanto. Troverete anche tanto fango. Troverete anche chi si monta la testa. Troverete anche chi si monta la testa. E allora il benessere, quello che abbiamo tutti bisogno, quello vero, lo troviamo solo nella ricerca della verità e nelle relazioni oneste e sincere. Costruiamo dentro i nostri territori relazioni sincere e oneste. Vi auguro a tutti, lo auguro a me, piccolo piccolo. Oggi non è venuto, l'avete visto, Luigi Ciotti. Io sono piccolo piccolo, sapete, ma ho sempre creduto e pagato. Il noi, quel noi che qui poco fa si è presentato. Un noi che oggi coinvolge 1600 associazioni nazionali, che ha messo insieme migliaia di scuole, l'85% delle facoltà universitarie, quei protocolli, gli studi, le ricerche. Quel noi che ha cercato, raccogliendo 1 milione di firme, la confisca dei beni e l'uso sociale. Quel noi che ha messo insieme migliaia di familiari, che ha voluto che il 21 marzo, il primo giorno di primavera, li ricordi tutti con la stessa forza, con la stessa dignità. Quest'anno, la giornata della memoria e dell'impegno avrà come città centrale Messina, questa provincia.
Messina, questa provincia, la terra di Sicilia, che è una terra meravigliosa, e siate orgogliosi di essere siciliani, e siate orgogliosi di essere di questa terra, di questa terra. Vi prego, siate orgogliosi, perché questa è una terra meravigliosa, che ha avuto siciliani innanzitutto, che hanno reagito, che hanno sacrificato la loro vita per tutto questo. E veniamo per grazie alla Campania, per Aloisi Ignazio, per Beppe Alfano, per Anna Maria Cambria, per Attilio Manca. Veniamo per tutte le altre vittime innocenti, tutte, tutte, Messina. Ma quest'anno a Messina ci concentreremo in tanti, ma per la prima volta in tutte le province d'Italia, alla stessa ora, lo stesso giorno, quella lettura dei nomi, con i collegamenti dalle tante piazze, dove saranno nella somma migliaia di persone per dire da che parte stanno. E non saranno i venti contrari, il fango, le strumentalizzazioni, perché non saranno i nemici della verità a sconfiggere la bellezza di quello che abbiamo costruito insieme. Messina, quest'anno sarà la città. Veniamo qui per far emergere le cose belle, positive, quelle esperienze che voi rappresentate. Mobilitate tutte le scuole, mobilitiamo tutte le coscienze. Facciamo vedere la bellezza di quelli che sono capaci a mettersi insieme, spogliandosi delle proprie etichette. Sai, quelli che sono più preoccupati delle etichette, quelli più preoccupati del proprio io, che molte volte viene mascherato dentro dei noi. Perché voi me lo insegnate che solo facendo dell'io un veicolo della vita è possibile, e non della vita un dominio dell'io. E allora attenzione, questo è molto importante, perché nel cammino ci sono anche persone insospettabili che si montano la testa improvvisamente. Noi tutti con umiltà, con rispetto, vi prego, dobbiamo spendere non la vita per l'io, ma l'io per la vita. Cioè spendere la nostra vita per la vita anche degli altri. La vita anche degli altri. Allora forza. Forza. È un problema anche di democrazia. Lasciatemi usare questa parola. Ce l'hanno consegnata il sacrificio di tanti altri nel nostro paese. E ci hanno consegnato il primo vero testo antimafia fosse applicato fino in fondo, che è la Costituzione italiana. Se l'applicassero fino in fondo non saremmo qui a discutere. È la Costituzione italiana il primo vero testo antimafia. Bisogna applicarlo però. Ma la democrazia, voi con i vostri insegnanti chissà quante volte ve lo siete detto, si fonda su due grandi doni. E quali sono? La giustizia e la dignità umana. Ma la democrazia di un paese non starà mai in piedi se non c'è una terza gamba che si chiama responsabilità. Quella che chiediamo alla politica, alle istituzioni, ma quella che dobbiamo chiedere anche a ciascuno di noi. A ciascuno di noi dobbiamo chiedere la nostra coerenza, la nostra coerenza. E la Costituzione è un progetto grandioso che ci ha portato dallo sperare nelle persone allo stare con le persone.
E questo diventa molto importante. Tre parole, ragazzi, vi accompagnano sempre, oggi più che mai nel nome di Graziella e di tutti gli altri. Il coraggio della verità. Il coraggio della verità. Non abbiate timore, perché prima o dopo la verità viene a galla. Vi possono arrivare ingiuri, strumentalizzazioni, non importa, la verità viene a galla. Secondo, l'onestà, la nostra onestà, la nostra umiltà, ve lo auguro sempre. La terza, l'assunzione di quella responsabilità. Il cambiamento di cui tutti abbiamo bisogno deve partire da noi, da ciascuno di noi. Noi dobbiamo essere questo cambiamento. Io ho avuto un caro amico vescovo, morto giovanissimo. La Marcia della Pace della Conferenza Episcopale Italiana quest'anno sarà molfetta per ricordare Don Tonino Bello. E vi devo dire che Don Tonino Bello, morendo, mi ha lasciato il più bel dono, la sua stola sacerdotale. È un dono, sai, che mi ha voluto lasciare nella nostra amicizia. Io ero presente quando Tonino Bello, davanti a tanta gente, in modo provocatorio disse: non mi interessa sapere chi sia Dio, mi basta sapere da che parte sta. Eh sì, dobbiamo stare dalla parte di Dio, che è la parte della pace, della giustizia, della ricerca della verità, dell'onestà, della chiarezza, dalla parte di chi fa più fatica. Stiamo da quella parte. E non dimenticatelo mai, che Dio non è cattolico, è di tutti. Dio ama tutti. Dio ama tutti. E quando io ho incontrato per la prima volta Papa Francesco, che il suo papà è nato in provincia di Asti, a Porto Comare, provincia di Asti, il papà, i nonni, poi il papà, Papa Francesco, quando gli ho chiesto: ma te la senti di incontrare un migliaio in rappresentanza dei familiari, ce l'avete anche voi, te la senti di venire, di incontrarli? Guarda che è un elenco interminabile, lungo, non mi ha fatto finire. Ha detto: vengo, così vengo. E io gli dico: guarda che non è che tutti sono cattolici, hanno strade, percorsi, vissuti diversi. La sua risposta: che bello, che bello. E il Papa è venuto e vi ha incontrato. E voi ricordate che le sue parole, nel suo intervento, carico di affetto, in un momento così, oltre ad avervi abbracciato con le parole, con i gesti, la parola più forte che lui ha usata è stata la parola responsabilità, che l'ha ripetuta 7 volte nel suo intervento. E questo grido che ho sentito di libertà oggi, di assumerci la nostra corresponsabilità, la nostra parte, perché ognuno mette in gioco quello che ha veramente dentro e poi soprattutto la bellezza che qui è venuta anche fuori, della questo bisogno assolutamente di giustizia. Non basta ricordare, fare memoria, bisogna trasformare la memoria in un'etica, dell'impegno. Il 21 di marzo in tutta Italia, la piazza centrale, Messina. Dobbiamo essere in tanti, perché uniremo in quel momento tutti questi nomi. E qui, in particolare, proprio per Ignazio, per Graziella, per Beppe, per Anna Maria, per Attilio, qui.
Grazie Renato che hai accolto questo. Un palco semplice. Troviamo qualcuno che ci faccia un impianto audio decente e ce lo doni. Non dobbiamo spendere denaro. Ma qui saremo in tanti per dire, quando ho visto ancora una volta questa ispezione del filmato e mi sono ricordato, volete vedere com'è, qualcuno ha voluto impedirlo. Io veramente ho rivisto che questa è la mafia, un buco nero che inghiotta, ancora oggi in forme diverse, ma inghiotta la vita delle persone, che calpesta i diritti, la dignità e la verità. Questa è la mafia, questo buco nero che ancora oggi nega il futuro, come l'ha negata una donna stupenda che era la vostra sorella, che aveva un sogno, che è rimasto in quel baule. Ma oggi quel baule diventa per noi un simbolo. Il giorno qui sulla piazza, 21 di marzo, portate quel baule. L'abbiamo fatta ad arrivare alla fine. Grazie a tutti, grazie alla famiglia Campagna, grazie a tutti per essere intervenuti. Al prossimo anno.